Non mi trovi d'accordo, nel senso che sotto l'aspetto del possesso palla sì, invece a fine primo tempo abbiamo un po' resettato il discorso della fase del non possesso, perché siamo stati poco attenti nel primo tempo e quindi di conseguenza non abbiamo dato continuità alle cose che giustamente lei ha visto che abbiamo fatto bene, però abbiamo concesso troppe volte le ripartenze a loro e quindi mancavano alcuni accorgimenti che avevamo preparato ma che sono stati fatti un po' con superficialità, e questo poi lo paghi. E nel secondo tempo molto meglio, perché comunque abbiamo alzato l'aggressività, abbiamo rimesso a posto l'aspetto del non possesso e di conseguenza penso che nel secondo tempo siamo venuti fuori alla grande, legittimando diciamo il risultato. Decisamente meglio il secondo tempo, poi l'importanza degli episodi, no mister? L'importanza degli episodi, e me lo lasci dire, l'importanza dei cambi. Lei fa due cambi e i due che entrano fanno un gol strepitoso, il secondo gol, e questo insomma è quello che decide le partite. Allora, no, gli episodi bisogna crearli. Allora, noi se andiamo a vedere il primo gol è stato quasi identico al gol che abbiamo, alla stessa situazione del gol che ha fatto Donnarumma a Lecco. Cioè, nel senso, lavorando bene in fase di non possesso, i risultati poi sono quelli. Perché bene o male gli rubi palla e di conseguenza si apre la possibilità di avere episodi a favore nostro. E è chiaro che poi i risultati li fai nel momento in cui c'hai i giocatori giusti e soprattutto con la testa giusta. Chiaramente noi lo diciamo, io non ho 10 giocatori ma ho 24-25, perché oggi per esempio mi dispiace che non ho fatto giocare Andrea, ma sono tutti giocatori che stanno sul pezzo durante la settimana e che vogliono tutti il risultato. È chiaro che qualcuno si deve accontentare di subentrare e altri hanno la fortuna di partire dall'inizio, quindi ci deve stare una giusta competizione tra di loro, però poi il gruppo è buono, il rispetto tra di loro è infinito, quindi di conseguenza viene fuori quello che ha detto lei. Sì mister, allora vittoria meritatissima, raggiunta anche grazie ai cambi, la ripresa migliore, ci ha sorpreso un po' nella formazione iniziale con Donnarumma e Iemmello, ecco su questo volevo un suo parere, che tipo di partita hanno fatto insieme? Molto bene, potevamo fare gol subito con Donnarumma, c'è stata una bella combinazione tra lui e Iemmello che ha fatto una gran parata nel primo tempo, ma siamo molto contenti del lavoro che stanno facendo. E quindi oggi c'era questa possibilità, perché comunque bisogna ragionare sempre di tenere tutti vivi, tutti sul pezzo, bisogna dare rabbia a chi magari si accontenta di giocare, quindi deve sapere che deve spingere sempre al massimo, creando questa competizione, ecco, quindi si ha la possibilità come oggi di mettere magari in campo dall'inizio Donnarumma, ma non è importante chi è che parte dall'inizio, è importante la squadra, quindi di conseguenza c'è stato secondo me un ottimo intesa tra Donnarumma e Iemmello chiaramente ha giocato più da rifinitore, ha giocato anche in un modo diverso, ma è una cosa che ci ha dato spazio, ci ha dato respiro nel gioco, ci ha dato altre soluzioni, perché non possiamo avere sempre solo delle soluzioni, bisogna avere tante soluzioni da mettere in campo a seconda anche del tipo di avversario. Oggi era la partita che noi ci aspettavamo, loro molto chiusi come lo sono stati, e quindi ci avevamo bisogno magari di un finalizzatore in più, perché comunque Donnarumma, se andiamo a vedere quando sta dentro l'area di rigore, insomma è un giocatore molto molto pericoloso. Mister, testa giusta ma anche condizione giusta, mi è sembrato che Donnarumma sia in netta crescita dal punto di vista atletico, non solo per come è andato a recuperare il pallone su Cepitelli da cui ha prenduto il gol, ma proprio in tutta l'ora in cui è rimasto in campo. Poi quanto a Iemmello le chiedo se si allargava a sinistra come in genere fa Biasci quando c'è Biasci, se è stata
una scelta preparata prima, oppure quando ha visto che Pilati andava su di lui quando si muoveva in zone più centrali avete scelto in base alla marcatura di Pilati? Terza cosa, so già che non mi risponderà o che mi risponderà come sempre, la classifica continua ad essere magnifica. Allora, Donnarumma lo stavamo aspettando e in queste due settimane, come vi ho detto ieri, abbiamo lavorato molto sotto l'aspetto dell'intensità, della cattiveria e soprattutto l'aspetto atletico, e ha fatto, penso che si sia visto, adesso la condizione comincia a essere quella buona e comunque diciamo, abbiamo un'altra possibilità di avere un giocatore importante con la condizione giusta. E l'altra qual era? Ah, Iemmello, allora il discorso è sì, Iemmello chiaramente un giocatore secondo me straordinario, importante tenerlo con la testa giusta come sta adesso, un ragazzo eccezionale che può giocare dove lo metti. E oggi lui poteva fare meglio sulla posizione, sul fatto che loro alzavano sempre la mezzala diciamo di destra, quindi di conseguenza apriva sempre molto spazio sul lato di Van de Putte, e noi quello nel primo tempo l'abbiamo sfruttato, potevamo sfruttarlo ancora meglio, però è chiaro che poi tutto il resto, tutto quella classe, tutto quel ricamare gioco, insomma, tanto di cappello. Allora, la classifica, non è che non ti rispondo, la classifica è importante perché noi dobbiamo assolutamente consolidare questa categoria, questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Anche la partita di oggi dimostra che se noi abbassiamo un po' di intensità, abbassiamo un po' di cattiveria, abbassiamo un pochettino di rabbia, perché il primo tempo è stata una partita che noi potevamo anche prendere gol, ed è un problema perché se prendevi gol poi la partita erano... Allora, è chiaro che ci fa piacere, ma la classifica si guarda a marzo-aprile, e allora c'ha un senso. In questo momento qua può creare solo e esclusivamente dei problemi, perché possiamo pensare chissà che cosa. I tifosi bene, è uno spettacolo, adesso è diventato veramente uno spettacolo ogni fine partita, io mi metto lì a guardare, insomma, ed è giusto che sia così perché calcio è entusiasmo, è passione, e quindi noi stiamo tirando fuori un po' tutti questi aspetti e sono molto ma molto contento, però poi io ragiono sempre con razionalità e so che bisogna stare un attimino ben fissati con i piedi per terra, perché altrimenti corre il rischio di far delle figuracce, perché le partite sono sempre tutte equilibrate. Mister, due parole sulla difesa, insomma, dopo l'imbarcata di quelle tre partite, Lecco, Parma e la terza non me la ricordo, avete sistemato anche la difesa, adesso è ridiventata quella difesa che insomma conoscevamo. Ma no, ma è un discorso del pacchetto difensivo, sono ragazzi, io la fase difensiva noi la facciamo in avanti, oggi ho fatto un'analisi proprio del primo tempo dove è mancato quell'attenzione sulla fase del non possesso. Quando lavoriamo bene come squadra, poi Brighenti si esalta, Scogna si esalta, oggi Veroli è stato qualcosa di straordinario, come lo stesso Panos. Perché? Perché la squadra comunque li mette nelle condizioni per poter intervenire con palloni facili, e noi il progetto squadra è questo, speriamo di riuscire fino alla fine.